Pietralcina nel Beneventano è uno dei tanti paesi poveri italiani. Qui nel 1887, in una famiglia contadina, nasce Francesco Forgione, il futuro Padre Pio. L'infanzia di Padre Pio è dura, come lo è quella di tutti i bambini poveri. Una casa priva del necessario, alimentazione scarsa, malattie non curate, l'istruzione ottenuta come un favore, non come un diritto. Così Padre Pio cresce e si forma in un ambiente particolare, diverso da quello dell'Italia delle città, dei primi scioperi, del fascismo. Cresce in un paese tipicamente contadino, immerso in una cultura antica nella quale trovano posto leggende, miti, storie di miracoli, sabba di streghe, filtri, fatture. È il mondo magico del mezzogiorno italiano che nel Beneventano si presenta nelle sue espressioni più integre. È il mondo che spinge una fattucchiera a predire al ragazzo una vita di penitenza e di celebrità, il sacerdozio, le stimmate, la fama di taumaturgo presso le masse contadine, che soprattutto nei primi anni accorrono presso di lui, assistono alle sue messe, attendono miracoli. Padre Pio da ragazzo faceva il pastorello. Durante il suo lavoro spesso si fermava a costruire crocifissi, tracciava croci a terra, pregava ad alta voce. Si comportava secondo quelle modalità che noi oggi attribuiamo alle vite dei santi del passato, ma che sono molto diffuse tra i piccoli pastori che si affidano alla preghiera per scongiurare il pericolo dei lupi o semplicemente il terrore della solitudine. Ma la religiosità del ragazzo, diversa da quella degli altri, lo spinse ad entrare in seminario, dove trascorse anni caratterizzati dalla penitenza, da ogni tipo di malattie e da numerose tentazioni che egli attribuiva al demonio. Il segno della straordinarietà giunge fulmineo il 20 settembre del 1918 nel convento di San Giovanni Rotondo. Padre Pio, che aveva allora 31 anni, così lo descrive. Era la mattina del 20 settembre. Mi vidi davanti un misterioso personaggio che aveva le mani, i piedi e il costato che grondavano sangue. La sua vista atterrisce e io non saprei dirvelo ciò che sentii in quell'istante. La vista del personaggio si ritirò e io mi avvidi che mani e piedi e costato erano traforati e grondavano di sangue. La notizia esce dal convento, dilaga al di fuori del paese e si sparge rapidamente. La Chiesa si dimostra cauta nei confronti delle stigmate, le considera prodotte artificialmente o segni di uno stato psichico particolare. Ma ai contadini della campagna del Gargano, le stigmate appaiono come segni della presenza divina e il frate diventa per loro un santo vivente al quale rivolgersi, al quale affidarsi, presso il quale cercare quella protezione di cui hanno bisogno. Iniziano così le visite, le confessioni, i pellegrinaggi, i presunti miracoli. A San Giovanni Rotondo sorge una chiesa, il convento si allarga, si costruisce un ospedale e attorno al frate si moltiplicano i negozi di souvenir, i ristoranti, i bar, gli alberghi. Il paese diventa un luogo di consumo, così a poco coloro che non sono in grado di spendere vengono automaticamente esclusi da San Giovanni Rotondo e il culto di Padre Pio si diffonde soprattutto tra le classi piccolo e medio borghesi. Il 23 settembre 1968 Padre Pio muore. Da ogni parte d'Italia e anche dall'estero giungono i devoti, i fedeli, coloro che si ritengono miracolati. La folla è immensa, trattenuta da un rigido schieramento di polizia e di militari che si adoperano per impedire il contagio dell'isteria.
La folla attende per ore ed ore di entrare nella chiesa dove è esposto il corpo. Davanti all'urna i volti si chinano per deporvi un bacio. Quasi tutti strofinano oggetti personali, ritenendo così di far passare la carica magico-protettiva dall'urna all'oggetto, all'immagine, ai fazzoletti, ai rosari. La folla vuole che Padre Pio non sia morto, che seguiti a proteggere, che operi miracoli. Tutti a San Giovanni Rotondo, nei giorni intercorsi tra la morte e i funerali, attendono un segno, una prova della santità del frate. Aspettano che una nuova prova, quanto più straordinaria possibile, si aggiunga a quelle già acquisite e note, quali la presenza delle stimmate, il dono dell'ubiquità, la veggenza, la taumaturgia, il profumo intenso e differenziato che annunziava grazie o sciagure. Thank you.
D'un tratto, guardando la facciata del convento, indicando la cella del frate, una voce grida al miracolo. Padre Pio è là, dietro ai vetri, con il braccio alzato come se benedicesse. Tutti accorrono, molti vedono l'immagine, soddisfacendo così l'esigenza di un nuovo miracolo con il quale poter collocare definitivamente Padre Pio nella sfera ultraterrena. Ma Padre Pio, con le sue presunte apparizioni, con il dono dell'ubiquità, con i comportamenti che sono caratteristici di un tipo di santità antica, con le sue doti di veggente e di taumaturgo, va soprattutto collocato in una sfera terrena, nella quale coesistono culture diverse che fanno nascere santi modellati in maniera medievale e scienziati che sentono razionalmente l'universo.